Dopo l'incontro tenutosi a Napoli con l'assessore Bruno Discepolo, inerente proprio alla condivisione delle azioni da mettere in campo per il masterplan, nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare del comune di Ariano Irpino, si è riunita l'assemblea dei sindaci dei comuni aderenti all'associazione dell'Ufita, del Calore, del Miscano e del Cervaro. All'ordine del giorno gli aggiornamenti per la definizione di strategie operative per il masterplan e l'ipotesi di destinare le quote regionali in arrivo per i comuni interessati dall'alta velocità Napoli-Bari proprio al masterplan e quindi a quelle opere di riammagliamento con la stazione Irpinia. È una proposta che più che altro è un'ipotesi al momento, quindi lavoriamo ancora nel regno delle ipotesi che però potrebbe diciamo, prendere corpo, e cioè di mettere a disposizione le quote che la Regione Campania garantisce per i comuni attraversati dal raddoppio Napoli-Bari, che nel caso di Ariano complessivamente sono quasi 19 milioni di euro, per la quota spettante da parte della Regione Campania 9 milioni di euro, mettere a disposizione tutto o in parte questa quota per continuare a ragionare in termini di territorio. Quindi chiedere alla Regione che queste somme, frutto di una rinuncia da parte di ciascun comune appartenente, afferente all'area vasta e al masterplan, possa essere messa a disposizione, questa quota possa essere messa a disposizione a valere proprio su questo importante strumento di programmazione del masterplan. Anticipo anche peraltro che giovedì, quindi 1º febbraio, alle ore 10, verrà anche l'assessore regionale all'urbanistica, al governo del territorio, il professore Bruno Discepolo, proprio per cominciare a Verrà. definire quelli che sono appunto i primi passi concreti ed entrare un po' nel vivo e nella materia Quindi del dovrebbe entrare nel vivo, masterplan. quali potrebbero essere le prime È operazioni? evidente che la priorità assoluta, credo imprescindibile, che sarà, come dire, in qualche modo oggetto di discussione già questa sera, è che le priorità anche in ordine al riammaiamento, in ordine a quella che è la programmazione intersettoriale, territoriale, debba essere la stazione Irpinia e quindi la necessità di riammaiare intorno alla stazione e costruire vie di collegamento che possano consentire non solo ad Ariano ma all'intero territorio di accedere agevolmente e rapidamente alla stazione Irpinia.